questo è il segnale che hanno già svaligiato casa. Svaligiano una casa, fanno un segno. Esatto. Casa mia è attrezzata con gli oggetti che mi servono a difendermi. L'armi da fuoco stanno in un armadietto blindato, in camera da letto. All'interno dell'armadietto abbiamo le munizioni e le armi. Questo, scusi che prima di maneggiarlo lo scarichiamo per motivi di sicurezza. Cioè, è un revolver. Questo è un revolver, esatto. Quest'altra invece... Allora, mi scusi, ma io le tengo cariche, ma ovviamente... Cioè, carica pesa anche questa, insomma. Anche. Beh, se lei fa il confronto, una in metallo pesa di più. Questa è in metallo, attenzione che è carica. Questa è un Winchester. Il Winchester, quello del West. Sì, esatto. Secondo me per la difesa abitativa il revolver rimane l'oggetto migliore. Lei riesce a prendere la pistola, sì. Trova un malvivente, che cosa può fare? Quando lei ha la porta chiusa e la persona di là la sta praticamente aggredendo perché deve buttare giù la porta, le può anche sparargli attraverso la porta. Un bel rischio, cioè quando a un certo punto lei riesce a prendere... Il rischio è la nostra magistratura, abbiamo sentenze dove uno che già ha ricevuto anche un proiettile nel corpo ha reagito ed è stato considerato eccesso colposo di legittima difesa. Pensa che sarebbe opportuno che gli italiani si armassero di più? Sicuramente, lei guardi gli svizzeri, non ci sono rapine, non ci sono regolamenti di conti fra vicini di casa, eppure lì il fucile ce l'hanno tutti.